Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Raga, allora oggi due video parlati, molto ghiotti entrambi. Mi raccomando, guardateli perché sono video importanti. Questo video che ci tenevo a farlo, che l'ho pensato veramente stamattina, mi ha dato l'ispirazione il nostro amico Anto Xbox, che mi ha fatto una richiesta in maniera molto educata e mi ha dato l'idea, poi ve lo spiego. Poi arriverà il video dove parleremo approfonditamente di tutto quello che si sa sul nuovo Formula 1 2021. Abbiamo visto il trailer, ci sono tante notizie, sono andato anche a vedere nei siti ufficiali più o meno di cosa si parla, si sa già il prezzo, si sa già la data d'uscita, poi ne parleremo in un video specifico molto ghiotto e divertente. In più ci sarà sicuramente la gara di assetto corsa con la nostra Audi R8, dove partiremo dal fondo, quindi raga, spettacolo assicurato. E vedremo un quarto video cosa fare. Allora raga, il video che non farò mai. Perché questo titolo così acceso? Perché effettivamente voi mi chiedete di portare tante discipline, tanti giochi, tanti video che io non sto portando. E c'è un motivo molto valido che vi voglio comunicare. Vi dirò questi 5 motivi per cui non sto portando questi giochi. A fine video voglio che voi mi diciate la vostra. Allora raga, l'ultimo proprio tra ieri e stamattina è stato questo nostro nuovo amico Anto Xbox, che mi ha detto che c'è un bel gioco, Baia 5000 mi sembra, praticamente tipo una Dakar, no? Un gioco ispirato a un rally famoso che si svolge in Messico, dove ci si diverte e costa poco. Però io gli ho risposto in maniera, penso, adeguata. Gli ho detto, guarda, il problema è, anche se costa poco, sono... è il tempo che ci vuole per giocare tutto, per una disciplina che per quanto mi possa anche stuzzicare non è proprio il mio cavallo di battaglia. Allora raga, secondo me ci sono dei fattori molto importanti da tenere in considerazione. Perché io non porto tutta questa serie di video che magari molti mi chiedete? Ma siamo partiti dai vari Fortnite, Minecraft, a giochi tipo appunto Dakar, tipo appunto Grid. Cioè adesso mi metto a pensare, raga, me ne avete chiesti centinaia e io non li ho portati. Allora raga, 5 punti, partiamo col primo, speriamo che me li ricordo, perché prima di iniziare come al solito iscrivetevi al canale Super Corris offerte Amazon. Ieri raga ho messo 30 giochi PS5, PS4 in super offerta, veramente a prezzi stracciati, più tutta l'altra roba tecnologica raga, quindi è una figata. C'è il canale ufficiale Super Corris 84 su Telegram, iscrivetevi perché ci sono le news super in anteprima e alcune cose divertenti esclusive di quel canale, quindi mi raccomando. Abbiamo raggiunto i 3000 follower su TikTok e continueremo a crescere su tutte le piattaforme social. Allora raga, punto primo da prendere in considerazione è il prezzo. Anche se un gioco costa 5-10 euro, sono 5-10 euro che si vanno a sottrarre al budget di un altro gioco. Ora, se io fossi uno che ha un budget spropositato, comprerei giochi come se fossero acqua. C'era per esempio un gioco che mi intrigava parecchio, che era quello là dei camion, Euro Truck, i camion da corsa, da pista, che su Amazon abbiamo visto era 16 euro, dai 74 originali. Io ci ho fatto anche un pensierino, però 16 euro, se andiamo a pensare, sono 16 euro che io posso investire su MotoGP 21, Resident Evil Village, Formula 1 2021, WRC 10, cioè tutti questi giochi che usciranno. E adesso inizieranno a uscire la media di uno al mese, se non di più. Quindi, conveniva andare a buttare soldi a destra e a sinistra se poi ci si trova in difficoltà a mettere insieme il budget. Perché io, raga, vi dico, Formula 1 2021, molto probabilmente prenderò la versione deluxe. Costa una botta di soldi, cioè, per farvi capire. Vorrei prendere un hard disk per PS5. Si parla sempre di questa benedetta televisione migliore, si parla della postazione, cioè raga, sono tanti soldi che se andiamo a valutare anche la 10 euro, la 5 euro, la 15 euro sono soldi che uno butta per un gioco che magari, come è successo con Crash Nitro Racing, fai un video e non se lo fila nessuno. Dai su, bisogna valutare anche quello, quindi il prezzo è la prima cosa. Seconda cosa raga è lo spazio che occupa su PlayStation. Allora, abbiamo visto che PS5 è una console che ha 600 giga di memoria, che si riempiono con un batter d'occhio praticamente. 600 giga di memoria, se pensiamo, Cyberpunk 100 giga, Warzone quasi 100 giga, cioè raga, sono botte di giga per tutti i giochi. Ora che inizieranno a uscire MotoGP 21, che lo puoi installare solo là, Formula 1 21 lo puoi installare solo là, cioè
Raga, è uno spazio enorme. Occuparlo con giochi, sì, si possono passare sull'hard disk, ma ci vuole un hard disk formattato apposito. Cioè, sono tante cose che alla fin fine conviene intasare la PS5 per giochi che sono già non il top su PS4. No, io penso che ci dedichiamo ai migliori giochi. Poi, se ci sarà la possibilità di inserimenti di giochi divertenti, ghiotti da seguire, lo possiamo anche fare. Se no, raga, giochiamo con i cavalli di battaglia che sono la mia passione e divertono un po' tutti. E qui andiamo sull'altro punto, raga. Allora, il tempo da investire per realizzare un gioco. Nel senso, i video di un gioco. Raga, molti non si rendono conto quanto tempo ci vuole. Ne parlavamo con Mapo, altro youtuber come me, che ci siamo conosciuti da poco. Cioè, raga, voi non vi rendete conto. Un video stupido che lo fai, lo monti così al volo, però tipo un assetto corsa, che è uno dei video più facili da montare, non ha spezzoni di gara in mezzo praticamente al video, non avete quegli spezzoni di replay che io metto negli altri giochi. Un video di assetto corsa, tra registrarlo e montarlo, che è semplice, ci vogliono almeno quelle 2 ore e mezzo, 3 ore per farlo come lo faccio io, con le scritte, con gli effetti particolari, mettendo la parte dove parlo io nel gioco. Cioè, raga, non è facile sovrapporre il volante, ci vuole tempo per farlo bene. Un video di Formula 1 richiede 5, 6, 7 ore fatto come lo faccio io. Se poi voi intendete video fatti, li registrate, li buttate là senza niente, quelli per me non sono neanche video. I video fatti bene, come fanno gli youtuber professionisti, a cui io cerco di avvicinarmi sempre di più, ci vogliono ore. Ora prendiamo un gioco, per quanto stupido sia e facile da montare, ci vuole tempo, non è facile. Ci vuole tempo a montarlo, per poi non parlare del tempo in cui si deve caricare. E praticamente ti blocca tutto, perché io lo carico col telefonino nella maggior parte dei casi e non posso fare altre cose. Quindi, per quanto sia un gioco semplice, dei video corti, ci vuole tempo. E io questo tempo da dedicare a qualcosa che dopo magari non mi dà neanche risultati, non ce lo voglio spendere. Parliamo anche del fatto che se io poi creo un video, propongo un video su un argomento dove non sono ferrato al massimo, nel senso, parliamo di, che vi posso dire, Parigi-Dakar, dove io la seguo, ma non è che ho quelle cognizioni di sapere tutto come magari lo so sui rally, magari lo so sulla Formula 1, sulla MotoGP, sono molto più informato e appassionato. Cioè, raga, che servizio potrei darvi? Uscirebbero video fatti Alan Sholisho qua, come avete visto, Warzone, Rocket League, video dove io mi sono cimentato, ma perché? Per il semplice motivo, perché erano gratis come giochi, non ho speso un euro, ci ho voluto provare, ci siamo anche divertiti e li riproporremo. Però raga, se io parlo di qualcosa di specifico, tipo prendo il gioco della Isola di Man, Man TT, dove si corre con le moto là su quell'isola, succedono gli anni morti. Cioè, raga, io faccio un video del genere, ma che nozioni vi posso dare? Dove io non so nulla di quell'attività, non so neanche le moto che ci corrono, i piloti, la storia. E non c'ho voglia di andare a studiare su un argomento che non mi appassiona, quindi è anche controproducente fare video, parlare di argomenti che non ti intrigano. Tipo l'NBA, se dovessi fare un video sull'NBA, raga, compro NBA, 2K e cazzi vari. Cioè, uscirebbe male, perché non è la mia passione, non mi intriga, non mi appassiona, perché ne dovrei parlare? Magari voi mi dite, mi hanno scritto di come, però tu alla fin fine Rocket League è uno dei giochi più seri, ci sta uno che sta sempre a commentare, quindi il prossimo che parte sicuramente è lui. Rocket League, la gente ha fatto milioni di... Ma perché è una moda? Perché è una moda? Io, raga, vi dico questo aneddoto molto curioso, oggi proprio. Quando è uscito il Game Boy, dava in dotazione Tetris. Gratuito, usciva quel Game Boy nel 1991-92, non mi ricordo di preciso. Io l'ho presi, le prime volte ci abbiamo giocato, raga, fu un putiferio, tutti a giocare con sto cavolo di Tetris. Sì, raga, però dopo si è esaurita questa cosa, perché è un gioco che di base è ripetitivo, non c'è tutta questa storia dietro, questa emozione, non è un gioco strutturato per durare 20 anni. Giochi come Formula 1, MotoGP, giochi d'avventura belli, hanno storie, hanno capacità di crearti emozioni, strutture diverse. Non è un giochetto come Rocket League che tu ci giochi, sì, ma 10, 20, 30, poi ti rompi i coglioni, raga, a meno che tu non sei patito, non c'hai 15 anni, 13 anni che ti piacciono quei giochi là, raga, ma a me è già l'età mia, mo ci abbiamo giocato l'altra sera. Già se dovessi pensare stasera di dire rifacciamolo, già non c'ho voglia. Cioè, magari lunedì, martedì prossimo, quando sarà,
lo rifacciamo. Ma non mi dà quelle emozioni. Invece, cavolo, pensare di giocare a Formula 1. Ieri abbiamo fatto il campionato, stasera ci rigioco un'altra volta. C'è il Supercars Championship Classic Car. Cioè, a me piace, raga, perché è una passione. Ma perché è una passione viscerale. Non Rocket League. Sono giochi che sono una moda del momento. Fra 20 anni, probabilmente, raga, non ci giocherà più, non se lo ricorderà più nessuno. Perché sono mode passeggere, come se andate a vedere in passato. Ma quanti giochi hanno creato mode assurde e poi sono scomparsi? Perché di base, se non c'è una struttura solida dietro, va a finire. Ecco perché vi dico io, non è criticare, ci ho giocato pure io, allora non ci avrei dovuto giocare. E poi non parlare di tutti i professori, cioè raga, il mondo è pieno di professori, pieno di fenomeni. Ho messo il video su TikTok per ridere, dove è evidente che c'è una persona che si trova alla prima partita, c'è gli insulti, qua, là, ma l'ho bannati, gli ho risposto a modo prima di bannarli, perché... Cioè, ma che mi state a prendere per il culo? Ma voi vi vantate di essere campioni di Rocket League? Ma a me mi puoi insultare, che vi posso dire? Uno, ma pure Amos, che è campione, magari fa la Ferrari Academy. Quello è un onore, cazzo, ci sono Ferrari Academy. Se mi insulti tu, che sei campione di Rocket League, ti sputi in faccia. Partiamo da sto presupposto. Poi ognuno ha i suoi gusti, giocate a quello che vi pare, a me non mi interessa. Parlare di giochi dove non sono ferrato, dove magari vedete che giocando ho proprio delle difficoltà, secondo me è controproducente, per me e per voi. Perché non ci divertiremo nessuno dei due. Ultimo punto, appunto, è questo delle persone che seguono. Perché molta gente, raga, non capisce che ci si può cimentare tranquillamente in giochi per divertirsi. Io vedo pure noi, grandi youtuber, che magari portano giochi dove non hanno mai giocato per divertirsi, fanno una prima prova, magari poi non lo portano più, la fanno in maniera per divertimento, è giusto. È la filosofia mia, come avete visto, tante volte io salto su giochi che non ho mai guidato, non ho mai provato. Non è quella cosa professionale da vedere mentre che si gioca, però ci si diverte. Come avete visto giochi tipo appunto Crash Nitro Racing, come avete visto Need for Speed, come avete visto tanti giochi dove io sono saltato sopra, ho provato e mi sono divertito senza fare cose estreme. Purtroppo c'è gente che non tollera queste cose, c'è gente che appunto insulta, c'è gente che gioca un gioco solo, orbita la propria vita videoludica su un gioco solo, cosa che io non lo so come cazzo fate, raga. Veramente ci vuole il coraggio. Cioè io gioco a 20 giochi e sono entusiasta di giocare a 20 giochi. Cioè a me se mi dite scegliene uno, io non lo sceglierei mai. Io giocherei sempre gli stessi giochi perché mi diverte. Cioè dovrei avere sempre una varietà. Per me pensare, ieri ho giocato a Formula 1, ho fatto la carriera My Team e il campionato. Per me oggi pensare di rigiocare altre 2-3 volte a Formula 1, ma non sia mai. Cioè io oggi voglio giocare a qualche altra cosa. Voglio un gioco che mi faccia provare emozioni diverse. Cioè, come cazzo fa la gente a giocare sempre le stesse cose? È Fortnite, è Rocket League, è GTA. Raga, ma non vi rompete le balle. Cioè, per me è impensabile. Per me è impensabile. E poi insultano perché sei un cesso, hai sbagliato il gol a Rocket League, metti il turbo, mio nonno gioca meglio. Sì, ma sei un coglione, perché dopo giochiamo a tutti gli altri giochi che gioco io, ti salgo sopra con la macchinuccia e ti ci metto pure la retromarcia. Coglione, che ti prendi per il culo? Cioè, tutto gioco tranne che a Rocket League, se non era gratis, neanche 2 euro ci avrei speso per Rocket League, raga, oppure per Warzone, non mi interessa. Non sono il mio stile, l'ho presi perché sono gratis e ci voglio provare, voglio giocare, voglio provare. Cioè, gli insulti di gente che non ha la tolleranza di capire che si può provare a fare qualcosa di diverso senza avere quelle basi eccezionali. Così, in maniera assolutamente scanzonata, no. C'è la gente che ti critica, c'è la gente che poi ti rompe le balle, allora ti fa passare la voglia. Allora, raga, io se devo portare un gioco ci ripenso 30 volte. Qualsiasi gioco, 30 volte, per non parlare dei giochi che... Fatto sondaggi, tutti mi avete chiesto, c'era un'aspettativa paurosa, voglio dietro certi giochi. Sembrava che doveva finire il mondo, e parlo di PES, e parlo di Cyberpunk. Poi quando l'abbiamo portato sul canale, hanno fatto cagare, fanno meno visualizzazioni di... Che vi posso dire? Non lo so. Il gioco più schifoso del mondo. Cioè, no, più schifoso. Di un assetto corsa che c'ha 10 anni quasi come gioco. Fa più, molto di più. Raga, capite che quelli sono soldi che ho investito, ho perso, perché io Cyberpunk 42 più altre 16, assetto, non mi ricordo quanto l'ho pagato. PES, ci prendevo MotoGP 21. La colpa non è di nessuno, è mia, ci ho voluto provare. Però capite, raga, che dopo inizio a fare due calcoli. Mo' mi scrivete, ma perché non porti PES, raga? Perché non lo segue nessuno, io che vi posso fare? Non l'avete seguito.
ci ha fatto l'ultima partita, Milan-Atalanta, che era pure bella, l'avete seguito per fare 100 visualizzazioni, ci ha messo 6 mesi. No, io non passo le mie giornate a sgolarmi. Ecco, qua se ne va la luce di continuo. Non passo le mie giornate a sgolarmi. Ecco, mo se stavo a registrare un video, perdevo tutto. A sgolarmi, a stare là a fare il pirla per poi andare a vedere e non lo guarda nessuno. Idem Cyberpunk, cioè raga, non ha senso. Ha senso se viene seguito una cosa. Allora è giusto perderci tempo, è giusto provare emozioni, arrabbiarsi, strillare. Perché quante volte le gare di Formula 1 oppure offline vanno male, io finisco la gara, nel video che vedete voi sto scazzato, sto deluso. Però vale la pena, perché io so che quel video poi avrà successo. Fare dei video che mi vedo io, Giovanni Pasqualone, Franco The Book, no. Cioè, se c'è un seguito, sì. Se bisogna creare storie e perderci tempo, emozioni e volontà per non farlo vedere a nessuno, raga. Prossimi giochi, studieremo tutto. Resident Evil Village ve l'ho detto che lo porto perché piace a me. Poi se lo seguirete o no, non fa niente, perché tanto io se vedo che non seguirete i video ci faccio le live, quindi va bene così. Però per il resto, raga, poche modifiche al palinsesto, perché sono inutili. Fatemi sapere che ne pensate voi, friends. Ci sentiamo pomeriggio, arriva la disamina completa di quello che si sa di Formula 1 2021 e arrivano altri video. Ciao agli occhi.